Ecco, siamo ritornati in diretta su Telenostra, stiamo seguendo le fasi preliminari che porteranno tra qualche minuto alla inaugurazione della 40ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano. In diretta è collegata con noi da Venticano Emiliana Bolino. Abbiamo già sentito il presidente della Proloco Villani, che organizza da 40 anni, dal 1977, questa campionaria. Abbiamo sentito il sindaco. Ci sono progetti importanti per un ulteriore definitivo rilancio di questa manifestazione, 3,5 milioni, un progetto finanziato dalla Regione Campania per, come dire, strutturare al meglio e definitivamente l'area fieristica, una tradizione antichissima, quella delle fiere nel Mezzogiorno, ma in particolare quella di Venticano. Pensate che ha origine sin dalla fine del 1400, in quegli anni erano tre le fiere che venivano organizzate in occasione delle festività di Pentecoste, San Donato e Sant'Egidio. Una tradizione che è continuata, che è stata ripresa dopo alterne vicende, fortune e sommovimenti, oltre che per ragioni dovute anche a calamità naturali che nei secoli hanno anche duramente colpito la provincia di Avellino e il Mezzogiorno. Bene, nel 1977 i giovani della Proloco, insomma, decisero di riprendere questa antichissima tradizione fino a portarla 40 anni dopo a punte di grande importanza, di grande interesse economico, di grande vetrina per il Mezzogiorno e per la provincia di Avellino. Emiliana Bolino è in collegamento con noi, dovrebbero tra poco arrivare. Vediamo i carabinieri, e noi quando vediamo i carabinieri ci mettiamo sugli attenti. Prego, Emiliana. Sì, ebbene sì, Norberto, siamo all'interno del centro fieristico. Tra pochi minuti arriverà la banda, quindi si farà il taglio del nastro. Siamo proprio nelle adiacenze dello stand dell'Arma dei Carabinieri. Con me c'è il maresciallo possidente. Ieri, attraverso un comunicato stampa, l'Arma ha annunciato la sua presenza qui in fiera, come fa tutti gli anni, con grandi novità. In questi giorni, maresciallo, l'Arma dei Carabinieri presso lo stand illustrerà l'attività dell'Arma dei Carabinieri. Sì, sì, come sempre fatto, illustrerà sia tutta l'attività, poi ci saranno dei militari che daranno tutte le necessarie spiegazioni che tutti i cittadini vorranno. Ci stanno anche dei modelli per compilazioni di denunce varie, oppure di allacci telefonici, allarmi, eccetera. Ecco, nello stand, maresciallo, oltre a vedere questo manichino con la divisa dell'Arma dei Carabinieri, di un carabiniere, c'è anche la sorpresa, sicuramente una passione per chi ama le motociclette. Alle nostre spalle Andrea Chiumientola sta proprio in questo momento inquadrando questa bellissima moto, ce la descriva. Ecco, questa è una MV Agusta F4RR, praticamente si tratta di un esemplare unico, realizzato proprio dalla ditta di Varese nel 2014 in occasione del 200° compleanno dell'Arma. Infatti sulla fiancata e anche sopra sul serbatoio c'è proprio la scritta che richiama questi 200 anni. È veramente un bel esemplare, appunto è un esemplare unico, è stato fatto un bel dono all'Arma dei Carabinieri, fatta a mano. E ha un motore di 1000 di cilindrata, 200 cavalli e una velocità massima di 298 km/h, quindi è un sogno per tutti gli appassionati della specialità, è veramente un bel regalo, ecco, grazie. Maresciallo, sarà attrazione per i tanti amanti delle motociclette, per i ragazzi, per i bambini che verranno? Infatti sì, sì. Ecco, Norberto, no, hai domande dallo studio sì, per sono il maresciallo? Curioso. Buongiorno maresciallo, sono curioso. Buongiorno. Distribuirete anche dei gadget per i più piccoli, questa cosa è custodita da riservatezza? Sì, di che sì, si tratta? Come sempre. No, sono dei piccoli gadget per i ragazzi, per i più piccoli, matite, penne, altre cose, insomma, ecco, avendo il simbolo dell'Arma. Insomma. D'altronde l'Arma è sempre stata vicina, soprattutto ai bambini.
quindi come ogni anno tra l'altro in fiera c'è sempre stata questa esposizione che ha attirato sempre tantissimi visitatori, ha avuto un successo enorme, insomma. Al di là della fiera stessa che è già un successo di per sé per la realtà campana, irpina in particolare, se non mi sbaglio. Insomma. Possiamo dire che anche attraverso queste manifestazioni l'Arma dei Carabinieri continua ad essere vicino alla gente, vicino alle persone, ai più piccini e anche ai più deboli. Ma l'Arma è sempre stata vicino alla gente, da quando è nato praticamente. E ce l'ha proprio nell'anima, nel DNA dell'Arma dei Carabinieri, la vicinanza alla... Scusate, a volte mi commuovo per certe cose. È la passione del proprio lavoro. C'è da dire, maresciallo, che questa commozione le fa onore. In realtà tra le istituzioni, e sappiamo come in questi anni sia alterna la sorte nel giudizio dell'opinione pubblica delle istituzioni, beh, l'Arma dei Carabinieri si attesta sempre su punte, su vette di condivisibilità e notevoli da parte dell'opinione pubblica. Quindi il vostro è un lavoro che vi viene unanimemente riconosciuto, il vostro come quello delle altre forze dell'ordine. Ecco, i giornalisti invece in questa classifica, in questa graduatoria, stanno molto più giù, purtroppo. Vedremo di recuperare e di raggiungervi. Senta, maresciallo, ma è possibile fare un giretto sul mostro che lei ci ha appena illustrato? No? Si vede? No. No, magari sarei stato io il primo a farlo, ma purtroppo non... No, Roberto, scopriamo che le motociclette sono la sua passione? No, io mi arrangio con la bicicletta, ma neanche tanto, voglio dire, sono molto... No, un po' di passione ce l'ho, c'ho anche una motocicletta anch'io, diciamo così, anche d'epoca, ormai c'ha 20 anni, quindi si possiamo considerare l'età. Norberto, se non hai più altre domande per il maresciallo, lo congediamo, lo lasciamo. Salutiamo il maresciallo e salutiamo l'Arma dei Carabinieri. Grazie. Grazie maresciallo, adesso vorrei chiamare, proprio adesso è arrivato in fiera il Silvestro, un attimo che lo chiamo, mi allontano. Ecco. In attesa del prossimo ospite, prego Emiliana. Eccoci qua, adesso proprio arrivato in fiera, un appuntamento importante, la 40ª edizione della Fiera Campionale di Venticano. Sì, questo è un appuntamento che si ripete da molto tempo ed è un incontro tra chi compra e chi vende, quindi è un mercato ed è una fiera del punto in cui c'è bisogno per le nostre irpini anche di promuovere quello che è la nostra economia, il nostro territorio, con i nostri prodotti tipici, ma anche e soprattutto con i nuovi prodotti, quelli turistici. L'Irpinia è ricca di eccellenze attraverso queste manifestazioni e lei ne sa bene, possiamo valorizzare ancora di più il nostro territorio e non solo. Sì, sicuramente, il nostro, grazie anche all'opera delle Proloco che sono cresciute negli ultimi 20 anni, abbiamo valorizzato, fatto prendere coscienza di tutti gli irpini di questa ricchezza che noi teniamo, e questa ricchezza di patrimonio culturale si deve anche trasformare in patrimonio economico, senza però snaturare quella che è la nostra identità culturale. Noi non dobbiamo perdere la nostra tipicità, ma proprio attraverso la tipicità, con il marketing esperienziale, possiamo fare molto di più rispetto a quello che già facciamo. Norberto, hai domande dallo studio? Intanto saluterei Presidente. Giuseppe Silvestri, e lui ricordava che negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni almeno certamente, le Proloco hanno acquistato un protagonismo ma anche una capacità di proposta, di analisi, di elaborazione, dopo essere stato per un certo periodo di tempo confuse dentro una posizione quasi ancillare rispetto ad altri organismi. Adesso che c'è questo protagonismo, Giuseppe, delle Proloco, meritatamente conquistato, il prossimo passo, comunque la sfida, è quella di lavorare in sinergia. Mi pare che l'Unione questo stia facendo. Sì, Norberto, intanto ti saluto affettuosamente. Quello che è molto importante, ecco, anche molto mi interrompo, difficile... scusate, si sono aperte le porte, ecco, sono un attimo arrivati. Di pausa. Allora Giuseppe, vediamo un attimo le immagini, l'immagine simbolo, una delle immagini simbole che resteranno. Ecco, in questo momento
viene ufficialmente inaugurata la 40ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano. Naturalmente i flash sono per gli archivi a questo punto, oltre che per il presente. Come ogni nastro che si taglia, questo importante nastro della Campionaria di Venticano merita, diciamo così, l'attenzione di colleghi fotoreporter e fotografi, Emiliana. Certo, adesso stanno procedendo anche con il brindisi, oltre al taglio del nastro. Quest'anno per la 40ª edizione l'ingresso del centro fieristico si è arricchito della porta del centro fieristico, che è stata aperta e inaugurata quest'anno dunque per la prima volta, proprio per evidenziare ancora di più i 40 anni che oggi compie la fiera campionaria di Venticano. Quindi un simbolo anche questo per i prossimi anni, magari, per il futuro, per far crescere ancora di più questo evento. Nel frattempo che si consumi questa fase destinata appunto, potremmo riprendere il discorso e chiudere il discorso con Giuseppe Silvestri. Sì, certo, è ancora qui il presidente sull'importanza dunque delle Proloco. Sì, Norberto, mi riallaccio a quello che tu mi chiedevi poc'anzi, quello della unità e della sinergia. Questa è la strada obbligata, tuttavia è una strada che è molto in salita e noi dobbiamo raccogliere tutte le forze, ma anche possibilmente la comprensione per chi vuole un protagonismo eccessivo. Ecco, dobbiamo capire che non servono le divisioni, anche se sono fuochi di paglia quello di un protagonismo lì per lì. Quello che dobbiamo invece avere coscienza è che dobbiamo ascoltarci tutti insieme e tutti insieme spiegare le nostre ragioni, perché stare insieme significa rafforzare quella che è l'immagine di un'Irpinia. Questo è uno sforzo che dobbiamo poter fare, ci vuole molta pazienza però, e la pazienza la dobbiamo avere sicuramente. Ecco, questo è un po', come dire, lo scoglio da superare, una sorta di maledizione che soprattutto nel sud provoca divisioni, ripicche, anziché appunto sollecitare i percorsi che portano ad una unità di intenti e di soggetti, e questa è la formula vincente, insomma. Anche, come dire, nel calcio, ammesso che ci siano i fuoriclasse, non sempre riescono a fare la differenza, figurarsi negli altri settori della vita comune. Grazie a Giuseppe Silvestri, abbiamo visto nelle immagini i sindaci che hanno fatto ingresso insieme al sindaco di Venticano e al presidente della Proloco di Venticano nell'area fieristica. Abbiamo scorto il presidente della provincia, Mimmo Gambacorta, magari lo sentiremo più avanti con Emiliana Bolino. Adesso che cosa succede, Emiliana? Sì, Norberto, adesso si sono diretti tutti davanti al tricolore per l'altra novità di quest'anno, un'altra inaugurazione. Ecco qui, proprio in questo momento, questa stele è stata scoperta e rappresenta praticamente la crescita della Fiera di Venticano, i 40 anni della Fiera. Thank you.
di Venticano, tre giorni dal 7 al 9 settembre del 1978, pensate, erano 27 gli espositori, oggi sono più di 300, abbiamo detto, nei vari settori. 27 espositori parteciparono alla prima edizione nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato locale. Bene, nonostante, come dire, tutti gli inizi possano essere difficili, beh, il giro d'affari che si sviluppò in quei tre giorni del 1978 fu così significativo, così promettente, da approfondire, da far approfondire, diciamo così, il discorso a questi giovani, che cominciarono a dare corpo e credibilità in una serie di iniziative. E però per farlo, appunto, era necessario organizzarsi, e nacque così un'associazione che poteva tenere dentro tutti, e nasceva così la Pro Loco Venticanese, che si adoperò subito per organizzare l'anno successivo la seconda edizione. Prego, Emiliana. Sì, la Stele è in attesa, ecco, di parlare nuovamente con il presidente della Pro Loco, che ci descriverà proprio l'opera, rappresenta. Spero che riuscite a vedere le immagini, perché adesso è entrata anche, le persone sono entrate in fiera, quindi c'è davvero tanta gente. Ve la descrivo io, ci sono raffigurate quattro immagini. Si parte con una bambina con una bandierina con i 10 anni della fiera campionaria, poi una ragazza di 20 anni ed ancora una donna di 30 anni, per poi arrivare alla donna manager dei 40 anni. E questa Stele rimarrà qui all'interno del centro fieristico a Venticano per ricordare la storia della fiera campionaria, ma anche come simbolo per il futuro, quindi continuerà a crescere in altezza. Evidente, sì. Adesso mi cerco di avvicinarmi, sì, al presidente, così. Stavamo ricordando, in attesa di sentire di nuovo il presidente Luigi Villani, stavamo ricordando anche noi la storia della campionaria di Venticano. 27 espositori nella prima edizione del 78, nella seconda edizione, quando la manifestazione si spostò nell'imponente complesso del Foro Boario, dove si svolge tuttora, gli espositori furono 54 e il numero dei visitatori crebbe esponenzialmente. Quindi già dalla seconda edizione, quella del 79, la campionaria di Venticano gettava le basi per diventare quella che conosciamo oggi. Naturalmente nel corso degli anni sono cambiate molte cose, la campionaria è diventata un punto di riferimento per l'informazione, per le istituzioni, per la politica, ma soprattutto evidentemente un momento di importante, significativo scambio culturale e commerciale concreto. Insomma, è una... Prego. Ti interrompo perché sono riuscito a bloccare il presidente della provincia, adesso ci avviciniamo anche al nostro camera, Domenico Gambacorta, presidente, 40 anni della fiera campionaria, camminiamo così ci raggiungiamo il nostro camera, siamo in diretta su Telenostra, Norberto Vitale nello studio. Beh, insomma, 40 anni vuol dire un grande risultato, perché vuol dire aver consolidato un successo, essere riusciti a superare le difficoltà. Perché organizzare un evento è cosa facile, il primo, il secondo, il terzo anno, arrivare a 40 anni vuol dire avere una capacità di stare sui problemi, di coinvolgere gli imprenditori, le aziende, di coinvolgere i tanti che partecipano a queste manifestazioni, per cui complimenti a chi organizza la fiera, complimenti alla comunità di Venticano, che evidentemente intorno alla fiera si stringe compattamente, e complimenti complessivamente anche all'amministrazione comunale. C'è un'area per gli insediamenti produttivi molto ben organizzata, con capannoni, aziende di servizi, oltre che aziende di produzione industriale, e questo dimostra
che a Ventigano hanno fatto le cose per bene nel corso di questi anni. Sicuramente la presenza di un casello autostradale così vicino aiuta, e questo è un dato che va in qualche modo segnalato. Beh, intanto salutiamo il presidente della provincia Mimmo Gambacorta, che ricordava opportunamente l'importanza delle cose che durano e nel durare fanno progressi. Insomma, la società civile, in questo caso presidente, il commercio, gli imprenditori, gli artigiani hanno saputo costruire questa realtà da cui le istituzioni e anche la politica potrebbe trarne qualche buon esempio, magari. La politica fa, certo, anche tante cose positive, Norberto. Adesso non ci applichiamo e non cominciamo a fare le polemiche su che cosa fa la politica e che cosa fa la società civile. Non era questo il momento, non è il momento opportuno. Io sto solo segnalando che obiettivamente intorno a tutta la comunità è nata questa manifestazione che va avanti e che, certo, ha successo, soprattutto perché evidentemente c'è una realtà imprenditoriale vivace non solo a Ventigano ma in tutta la provincia. C'è anche da aggiungere che questa durata, questa importanza che ha assunto la campionaria di Ventigano non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato appunto un accompagnamento laborioso delle istituzioni e della politica, questo va senza dire. Non c'è dubbio, perché è noto che insomma, in passato ci sono stati interventi finanziari del comune per la realizzazione dei capannoni, senza dei quali insomma la fiera avrebbe avuto qualche difficoltà in più ad andare avanti. Buona giornata, arrivederci. Grazie Presidente, grazie mille. Sta per cominciare l'incontro istituzionale sotto al gazebo alle mie spalle, ma nel frattempo, Norberto, mi avvicino allo stand qui sulla mia sinistra per raggiungere, vediamo un attimo se riesco a raggiungere, visto che dobbiamo parlare di sicurezza che è il tema principale, un attimo. In attesa, ecco, del live, quel trabiccolo, che cos'è? Quel trabiccolo coloratissimo alle tue spalle rappresenta i 40 anni della fiera, ecco. Vedi, qui abbiamo i 30 anni, qui dietro ci sono i 20, qui c'è il simbolo dei 10, i 40 anni e qui la scritta per intero, quarantesima edizione, grazie, della fiera campionaria, ed accompagnato, grazie, il corteo praticamente. Grazie per aver esaudito la mia curiosità. Per così poco. Andiamo con il live. Ecco, della sicurezza, segnaliamo, avremo modo di parlarne in questi giorni e di seguire naturalmente il... di nuovo le hostess, mi dicono dalla regia. No, non ho un avanzo, fanno un lavoraccio. Sono cortesissime, le hostess pazientissime, fanno un lavoro durissimo. Non vorrei che si equivocasse questo riferimento alle hostess. È un modo per salutarle, perché fanno un lavoro importantissimo, certo, e durissimo da questo punto di vista. Certo, certo. Dicevamo, hai ragione, come state vedendo, la sicurezza. Sì, adesso il tema principale, la sicurezza. Qui a fianco c'è Giuseppe Ciarcia, il PIT, azienda innovativa del settore. Buongiorno dottor Ciarcia. La sicurezza dunque qui al centro del centro fieristico Venticano. Sì, buongiorno a tutti. Per me è un onore appunto essere main sponsor della Fiera di Venticano, in quanto sono originario di questo paese. Quindi per me è una gioia aver portato il frutto della mia azienda qui a Venticano. Noi siamo una società di sicurezza, abbiamo inventato quest'app, è un'app a disposizione per tutti i smartphone, sia Android che iOS, dove l'utente può essere personalmente geolocalizzato immediatamente. Ecco Norberto, visto che Giuseppe Ciarcia deve raggiungere la conferenza stampa, se hai una domanda al volo per lui. Telegrafiche, la prima è una grande... un'ancora di salvezza notevole questa app, soprattutto magari per le persone anziane. Scherzando e forse no, volevo chiedere a Ciarcia
a quando una app che eviti di incrociare le persone moleste. Si può fare? Non ho capito, si potrebbe mettere in piedi una app che eviti di incrociare le persone moleste? Ah, si può fare? Certo, certo, questo è anche per quello, per gli stalker, esatto. Bene. Esatto. Perfetto, Norberto lo salutiamo perché bene. Deve scappare. A dopo ne approfondiamo come l'argomento. Va bene. Sì, sì, sì. Adesso c'è un signore che sta redarguendo severamente. No, è Francesco Merone che stava aspettando Giuseppe Ciarcia, che altrimenti non iniziavano praticamente. Per questo, e quindi mi ha incitato a lasciare Ciarcia. Eccolo qua. Adesso diamo inizio all'incontro. Dunque, vi lascio un po' di immagini in live. Dicevamo i temi della sicurezza, i temi della sicurezza sono numerosi, gli appuntamenti nell'ambito della campionaria di Venticano già lunedì, intanto domenica alle 18 la showgirl Maria Mazza presenterà la sfilata di moda. Ricordo che all'interno dell'area fieristica ci sono stati allestiti due saloni, un salone del mobile e un salone della sposa, quindi sfilata di moda con Maria Mazza, questo domenica pomeriggio a partire dalle 18. Invece lunedì, a cominciare dalle 9, c'è un seminario molto interessante, una tavola rotonda con i produttori sulla sicurezza alimentare, quindi le produzioni agroalimentari irpini, sempre lunedì in serata e nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 18, per celebrare i 40 anni della campionaria di Venticano. Ci sarà uno spettacolo di Biagio Izzo, il noto attore napoletano, e poi si proseguirà nei giorni successivi, martedì giornata dedicata alle truffe e alle ricettazioni, la sicurezza a difesa del territorio, mercoledì turismo rurale, le figure professionali nella cooperazione agricola. Adesso non so come procediamo. Dei prodotti di... Quindi, stiamo ascoltando la voce della Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio. In questi 40 anni e che sta dando in esatto. Una fiera che è al centro di due province, Avellino e Benevento, che è a pochi passi dal più massiccio investimento che si sta facendo infrastrutturale, la stazione logistica, per parlare della mia provincia di Grotta Minarda, ma voi siete nel cuore di questo massiccio investimento e questo ci permette di sperare di dare un segno di cambiamento, di innovazione, di investimenti, di risorse anche rispetto al dramma più vero che viviamo nelle nostre aree, nonostante siamo la provincia delle 3 DOC CG del vino, dei prodotti enogastronomici di eccellenza, che è quello della disoccupazione dei giovani. Noi dobbiamo attivare tutti i nostri impegni per andare in direzione di uno sviluppo che possa ricominciare a dare speranze ai giovani sul terreno dell'occupazione. Io non prendo altro tempo perché il mio è solo un saluto, ma voglio davvero ringraziarvi perché mantenete alta in questa comunità questo messaggio con la fiera, e noi come istituzioni vi sosterremo negli impegni futuri per fare in modo che le nostre straordinarie eccellenze possano diventare patrimonio non solo della regione Campania ma dell'intero paese. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa il presidente De Luca, in accordo con il presidente della regione Lombardia, ha deciso di aprire uno showroom per i nostri prodotti di eccellenza nella capitale d'Italia, che è quella europea vera, Milano. E io credo che questo, collegandoci anche alle cose che in questa fiera si fanno, può essere un impegno di sviluppo per la provincia di Avellino e di Benevento. Grazie e buon lavoro. Prova. Grazie onorevole D'Amelio, presidente Gambacorta, penso che questa fiera sia anche importante, una vetrina per gli imprenditori, è vero, della provincia, ma soprattutto per giovani imprenditori. Qual è il messaggio che si vuole lanciare proprio ai giovani?
Intanto complimenti, perché insomma la Fiera di Ventigano cresce di anno in anno, cresce come numero di espositori, crescerà sicuramente come numero di visitatori, cresceranno gli affari. Ovviamente ci auguriamo che il tempo sia più clemente di quello di questa mattina, ma sindaco, noi possiamo fare alcune cose terrene, su queste cose qua abbiamo poche possibilità di intervento. E però 40 anni, come ha detto la Presidente D'Amelio, è un traguardo oggettivamente molto importante. Quante cose nascono, si fanno per due, tre edizioni, alla quarta poi spariscono tutti perché le difficoltà superano ovviamente le occasioni per superarle, e questo mi sembra invece un risultato straordinario. Straordinario perché appunto ormai è diventata una fiera di riferimento, diciamo, dell'intera Campania, la presenza del casello autostradale a due passi. Devo dire un'attenzione dell'amministrazione comunale, perché ho visto un piano per gli insediamenti produttivi realizzato nel giro di un anno e mezzo, che però non vede soltanto le strade o il depuratore o le condotte idriche e fognarie, ma vede soprattutto la presenza delle aziende. Ho visto capannoni di imprenditori locali, dai prosciutti all'olio, ma soprattutto aziende di servizi, aziende di produzione industriale, la meccanica di precisione. Insomma, Ventigano ha investito nel settore delle attività produttive, che è il settore che può poi consentire ai nostri ragazzi, ai tanti giovani della nostra provincia, di rimanere qua, e quindi questo va anche in qualche modo sottolineato. Per il resto, ripeto, quello che mi auguro è che la provincia riesca ad andare avanti. Credo che occorra sempre l'aiuto della regione. Ci dicono che sul 2007-2013 abbiamo speso tutto, e questo è molto importante, però adesso dobbiamo, come dire, cominciare a spendere sul 2014-2020, perché poi gli anni passano e poi arrivano i traguardi e all'ultimo momento poi dobbiamo accelerare, con tutte le difficoltà che le accelerazioni improvvise comportano. Però ripeto, mi sembra quello di oggi un bel risultato. 40 anni, come abbiamo visto anche da questa preziosa scultura, sono 40 anni spesi bene, ce ne auguriamo altri 40, sindaco. Grazie Presidente, io vorrei parlare con chi ha visto nascere appunto la fiera. Sono 40 anni, la chiave del successo qual è? Luigi Villani, il Presidente della Proloco. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui alla presentazione della 40ª Fiera Campionaria di Ventigano. Appunto è un traguardo molto importante per la nostra comunità, considerato anche la giovane età del nostro comune, che risale al 1948. Un traguardo, come dicevo, importante, fatto di impegno, di passione, di voglia di migliorare giorno dopo giorno, anno dopo anno, che ha dato questo impegno in questi miei 6 anni che, appunto, che faccio il Presidente della Proloco. Un percorso iniziato con forte problematiche per la nostra Proloco, ma arrivato ad oggi ad una solidità economica strutturale da fare invidia, nonostante la piccolissima realtà e le nostre modeste risorse. Il segreto è stato appunto di credere in questo evento fieristico e di non abbandonarlo. Del resto basta pensare che l'origine delle fiere risalgono al Medioevo e solo la prima metà del Novecento nascono le fiere moderne. Le fiere moderne, si può dire, sono il frutto di un convincimento che riteneva imprescindibile fattore di crescita economica, soprattutto per l'apertura del mercato, la rimozione delle barriere fiscali e dei rapporti delle sinergie commerciali. Anche questo è stato il nostro credo e della nostra Proloco. Viviamo in un'era della globalizzazione, le distanze geografiche non costituiscono più il principio ostacolo al commercio. Ogni anno si svolgono oltre 1000 manifestazioni fieristiche, di queste 209 sono internazionali, raggiungono un fatturato complessivo di quasi 1 miliardo di euro ed un indotto che supera le 3 volte il fatturato di questi numerosi signori, che fa parte della nostra piccola fiera campionaria, considero di dircelo con un grande orgoglio. Le fiere continuano a rappresentare una grande occasione di business per le imprese, che quindi costituiscono ancora una leva di crescita per l'economia italiana e per la nostra piccola realtà. La nostra fiera ha necessità di questo aiuto e speriamo che il piano di ristrutturazione preveda di valorizzare l'enorme patrimonio, e anche grazie all'intervento dei privati. La campionaria, come amo sempre dire, è un libro aperto del quale il curioso trova il visitatore di vedere, osservare e di erudirsi.
il quarantennale della nostra vita può essere considerato un punto di arrivo, ma non di partenza, di un nuovo slancio verso progetti ambiziosi. E voglio ringraziare soprattutto gli sponsor che credono in questa fiera campionaria, nonché un particolare ringraziamento va al Comitato Fiero Organizzativo e al Consiglio di Amministrazione. Grazie. Grazie Presidente. Allora, io volevo salutare il sindaco, ma volevo far intervenire prima l'amministratore delegato di Elpit, che questa è un'azienda importante nel settore della sicurezza, perché grazie allo sponsor così la fiera non poteva esistere. Elpit, il tema principale di quest'anno della 40ª edizione della fiera di Venticano è proprio la sicurezza. Giuseppe Ciarcia, che è l'amministratore delegato di Elpit, ci spiega che cos'è questa applicazione Elpit. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questo evento. Sono Giuseppe Ciarcia, presidente del gruppo Elpit, main sponsor della 40ª edizione Mostra Mercato. Mi corre subito l'obbligo di ringraziare tutte le autorità presenti e il presidente della Proloco, Luigi Villani, per aver accettato la nostra proposta di sponsorizzazione. Vi ruberò solo qualche minuto per darvi alcuni cenni di cosa si occupa il gruppo Elpit. Ritengo opportuno chiarire subito un concetto fondamentale. Elpit non vuole assolutamente sostituirsi alle forze di polizia, le uniche comunque deputate per legge al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Elpit si inserisce quindi in un contesto di sicurezza partecipata. Questa è un'app che può essere scaricata direttamente dai Digital Store su tutti i dispositivi Apple e Android e vi permette quindi di avere un supporto continuo di una centrale operativa e di un centro di assistenza composto da persone specializzate che sono state formate appunto per i primi interventi sanitari e di sicurezza, capaci quindi di gestire situazioni di panico, ansia e stress. Per me, voglio precisare che per me appunto è una giornata molto importante che mi riempie il cuore di gioia, perché oltre ad avere l'opportunità di presentare la mia azienda, quindi Elpit, e soprattutto per essere ritornato nel mio paese nativo. Quindi vi ringrazio nuovamente e vi aspettiamo presso il nostro stand che è all'ingresso della fiera. Buongiorno a tutti. Allora, eccoci qua, quindi il saluto finale tocca al sindaco Luigi Denisco, che immagino abbia visto intere generazioni passare per la fiera. Innanzitutto permettetemi di salutare i nostri ospiti, l'onorevole D'Amelio, il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della provincia, Mimmo Gambacorta. Volevo anche salutare il consigliere regionale, Iannace, grazie per la presenza, e i sindaci che hanno accettato il mio invito, i sindaci dell'Unione. Sapete che Venticano ha creato un'unione dei comuni e grazie anche a loro, se riusciamo a completare quelle opere che in effetti in queste zone si stanno facendo. Io mi fermo ai 40 anni, anche perché 40 anni significa che anch'io sono invecchiato, avevo 20 anni, adesso ne ho 60, anche se mi fa piacere per l'evento che è durato 40 anni e che sicuramente continuerà, mi rendo conto che anche questo evento, come la mia età, ha bisogno di un piccolo sostegno che sicuramente per prima riguarda la struttura, la sede dove noi operiamo. Noi abbiamo richiesto negli anni passati finanziamenti alla regione, ma purtroppo abbiamo sempre avuto orecchio da mercante. Quest'anno, per la verità, siamo stati inseriti in una graduatoria che dovrebbe finanziare la progettazione di quest'area. Solo la progettazione, sia chiaro, non sto parlando di un finanziamento per il completamento dell'area. Per il completamento dell'area abbiamo fatto un progetto di 3.500.000 euro. Siamo stati inseriti nella graduatoria per aver finanziato la progettazione. Poi si vedrà in seguito. Noi siamo sempre vigili, come sapete, su questo argomento. Il Comune di Venticano, così come già l'amico Mimmo Gambacorta ha detto,
abbiamo completato il PIP, abbiamo completato Piazza Fontana, abbiamo completato, abbiamo bonificato, abbiamo messo in sicurezza la discarica comunale, abbiamo completato il campo sportivo, abbiamo completato il comune, abbiamo, che più abbiamo completato? Non mi ricordo più quante opere abbiamo fatte. Cioè questa amministrazione ha utilizzato 14 milioni di euro dell'accelerazione della spesa, li ha utilizzati tutti, tutti. Se permettete, l'ho detto proprio per un vanto della mia amministrazione. Ogni tanto un applauso ci vuole pure, penso, a questo punto. Se non lo fanno me lo faccio io. Bene, torniamo alla fiera. La fiera è cresciuta, l'abbiamo detto. Ogni anno ha sempre un numero maggiore di visitatori e di imprenditori. Bene, io per completare proprio questa piccola discussione ho voluto omaggiare chi per primo ha pensato a questo evento. Sì, noi stavamo vicini, eravamo i volontari di allora, i volontari dei 20 anni, però è giusto riconoscere chi ha avuto questa idea, che poi nel tempo si è dimostrata un'idea lungimirante, un'idea meravigliosa, che ha dato lustro alla nostra comunità, ha fatto conoscere Vendicano, ha dato lustro anche alla provincia di Avellino probabilmente. Quindi io penso che un giusto riconoscimento, un piccolo riconoscimento, vada a chi è che ha avuto questa idea. Quindi chiamerei qui l'amico Ciriaco Grelle, vieni qua, non avere paura, non ti emozionare. Non sono soldi, per carità, è un piccolo riconoscimento. Allora, grazie. Al signor Grelle Ciriaco Achille, fondatore e ideatore della prima manifestazione fieristica Mostra Mercato Città di Vendicano nel lontano 78, che ancora oggi costituisce lustro e vanto per la collettività vendicanese e per l'intera provincia di Avellino. Nella 40ª edizione della Fiera Campionaria Città di Vendicano, la stima e la riconoscenza dell'amministrazione comunale per aver dato tanta visibilità e tanta risonanza alla nostra piccola comunità attraverso questo appuntamento annuale che ha raggiunto vette elevate, inusitate e impensabili. Grazie. Allora, due parole le concediamo all'amico Grillo. Mi chiedo scusa se tiro qualcosa improvvisato perché non mi aspettavo mai una cosa del genere. Questa, oltre ad essere il mio onore, ma onore più grande, è della Prologo, dei soci, dei presidenti che mi hanno ceduto, nell'ordine del dottor Michelangelo Ciarcia, il compianto professor Petit, il dottor Giuseppe Gerardo Colarus, Nicola Marane e l'attuale Luigi Villani. Questo ricordo sia anche per tutti loro che in un modo o in un altro hanno contribuito a questo evento continuasse, e io spero che si aggiunga addirittura la terza cifra, non la seconda, di 40. 40 penso che sia un buon tratto, ma spero molto. Raccomanderei tanto all'onorevole D'Amelio, ci faccia un miracolo. Non ci faccio fare la fiera dei terremotati con le baracche, i gazebo, il capannone. Non pensate solo a Napoli. Quando parlate della regione Campania, ci sta Avellino, Benevento, quando sento la regione Campania, il TG3, la regione Campania, parlano di Napoli, del Napoli e dell'inaugurazione del caffè a Napoli, della pizzeria a Napoli. C'è anche Avellino, finisce a Foggia, Salerno finisce nel Cilento. Considerateci anche a noi qualche volta. Non è possibile, dopo 40 anni facciamo la fiera con i gazebo. Tenete presente, questo è stato fatto solo sul volontariato. E mi tocca anche ringraziare un compianto, sì, ma il prefetto Carmelo Caruso. Da quando è stato alla prefettura di Avellino, lui sì che ci ha dato una mano, la morale, ci ha sollevato da ogni ostacolo, ci ha fatto fare la fiera col terremoto, rendetevi conto, col terremoto addosso. Grazie ancora, grazie del pensiero e molto di più. Grazie. Grazie a tutti di essere intervenuti, però prima di chiudere, no, dovevo chiamare un attimo gli alunni del liceo artistico di Grottaminarda perché devono consegnare un dono, un omaggio. Prego, accomodatevi. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Carbone Angelina, docente nonché referente del liceo artistico di Grottaminarda. Porgo i saluti del dirigente scolastico dottoressa Katia Capasso
e ringrazio di vero cuore gli organizzatori della fiera per la grande disponibilità che hanno avuto nei confronti dei nostri alunni. Per noi è motivo di orgoglio essere qui presenti, perché la fiera permette al liceo artistico di Grotta Minarda di creare uno spazio culturale, ma soprattutto di interagire con il territorio e di confrontarci con altri stili artistici e altre tecnologie. La classe terza del liceo artistico, e quindi passo la parola all'alunna Totesca, ha creato dei manufatti proprio per ringraziare della disponibilità che avete avuto nei nostri confronti. Grazie. Un buongiorno caloroso al presidente della Proloco di Ventigano, al signor sindaco e a tutte le autorità qui presenti. Il liceo artistico statale di Grotta Minarda è lieto di partecipare alla 40ª edizione della Fiera di Ventigano, con l'allestimento di uno stand per la manifestazione Arte in Fiera. La classe terza B Design ha realizzato dei manufatti in occasione della 40ª edizione della Fiera Campionaria. Grazie, grazie a tutti, grazie di essere intervenuti. Bene, non ci resta che insomma visitare la fiera, visitare gli stand, facciamo un giro tutti insieme. Grazie mille. Ecco Norberto, siamo di nuovo, mi avvicino, eccolo qui il signor Ciriaco Grella, siamo in diretta, un attimo che le do anche l'auricolare, guardi in telecamera, ecco lui l'ideatore, il fondatore possiamo dire di questo grande centro fieristico, oggi in occasione dei 40 anni un grande riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale e della Proloco. Grazie, io ho già espresso le mie congratulazioni al sindaco, sono stato veramente onorato di questo piccolo riconoscimento, mi orgoglisce ancora di più, e ringraziare anche a tutti gli altri soci, i presidenti che mi hanno seguito e tutti i soci della Proloco, in quanto questa è una fiera gestita sulla volontà. Ecco, com'è nata l'idea di questa fiera? Beh, guardi, io venivo da un'emigrazione estera, tornato qui al mio paese come fare una piccola industrietta, cominciare a pensare, perché è stato sempre un mio pallino delle fiere, perché nella fiera si espone il meglio, credo, e la gente può confrontare sia qualità che prezzo. Sì. Norberto, il signor Ciriaco ti ascolta, sì. Quindi se vuoi rivolgergli qualche domanda. Buongiorno signor Ciriaco, lei ha nel suo breve intervento ha usato parole molto schiette e anche molto precise e ha detto, insomma, alla regione che la Campania non è solo Napoli. 40 anni di questa, 40 bravo, anni bravo, di questa bravo, campionaria e insomma gli aiuti per far crescere definitivamente zero questa importante manifestazione ancora non se ne vedono. Forse il sindaco parlava di questo progetto finanziabile con 3 milioni e mezzo, ma insomma lei ha fatto molto bene a dire le cose che ha detto. Ma io non vorrei che fosse discorso di circostanza. Chi quando sente parlare il TG3 che parla della regione Campania e poi parla di Napoli mi dà un po' fastidio, perché parla di Napoli, vabbè, e del Napoli. Ci sta pure. Io non sono un tifoso sportivo, ma c'è anche Avellino, Benevento, Salerno, Caserta. L'inaugurazione di un bar a Napoli, ecco, parla il TG3. Una dimostrazione del genere. Penso che la televisione ecco deve essere viva. Ringraziamo le televisioni locali, ecco, lei si veda, veda Telenostra e le altre televisioni locali e regionali. Lo so, senta io, signor Ciriaco, un'ultima cosa, la prima edizione, sì, leggo sì, qui, aveva 27 espositori, la seconda 54, sì, sì, sì. Lei immaginava che sì si sarebbe arrivati a oltre 300 espositori, oltre 100.000 presenze, 30.000 metri quadrati. Immaginare non troppo, auspicio sì, però ho visto che dalla seconda alla terza aumentava, ho detto questo, se c'è la collaborazione, l'impegno, la sofferenza, devo dire sofferenza di società, però posso dire ad alta voce, dico possiamo riuscire. Questo era un luogo abbandonato a se stesso. Grazie alla Proloco oggi si trova in questo, diversamente, dopo 40 anni qui non c'era niente più. È un piccolo paesello come il nostro,
2500 anime, far vivere in 5-6 giorni tutta questa gente è un fatto, non so, è un fatto non importante. Siamo una città di Napoli, non siamo Caserta, siamo un paesino. Ecco, lei, signor Ciriaco, ha ricordato nel suo intervento, ha ricordato il compianto prefetto Caruso, il quale, nonostante ci fossero ancora vive e drammaticamente presenti le macerie del terremoto, vi aiutò in modo enorme, perché anche quell'anno venisse celebrata la campionaria di Venticano. Sì, 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 sì. Sì, l'unico anno che l'abbiamo fatta nel mese di giugno, perché in questo luogo c'era la situazione di emergenza. Guardi, mi creda, a me parlare, fare il nome del prefetto Caruso mi commuove, anche se sono anni, qualche decennio che è morto, ma mi commuove parlare di quella persona. Era una persona incantevole per me. Si è messa sempre a disposizione. Il giorno dell'inaugurazione, chi arrivava in piazza per prima al mattino? Il prefetto Caruso. Senti, il prefetto Caruso, il primo a arrivare in piazza. È stato un grande amico della nostra terra e un grande servitore dello Stato. Ciriaco Grella, grazie di esistere, arrivederla. Grazie a voi, grazie. Norberto, adesso, prima che si allontana, grazie ancora della sua disponibilità, mi avvicino al consigliere regionale Carlo Iannace. Ecco, dottore Iannace, siamo in diretta su Telenostra. Sì, sì, dopo c'è anche il sindaco, sì. Ecco, dottor Iannace, è un evento importante, 40 anni, la fiera campionaria è davvero importante per la nostra economia. Eh beh, 40 anni non li dimostra, è una delle realtà che comunque stanno e continuano a fare audience e praticamente a giudicare anche dalla presenza di molti giovani, che richiama moltissimo le persone che comunque devono crescere, che faranno gli imprenditori, che faranno in futuro l'attività produttiva della nostra realtà, quindi questo è veramente importante, fondamentale anche perché comunque la politica è presente, dà nelle proprie possibilità un grosso sostegno a queste realtà, comunque giudicare le difficoltà attuali già è un segno di importanza. Grazie anche per voi che date questi messaggi alle persone sul territorio, perché senza la vostra capacità di poter essere espressione anche di quello che si realizza sul territorio non è niente. Grazie. Norberto, a te la parola. Ecco, ti ascolta. Salve consigliere Iannace, buongiorno. La sicurezza. Ciao Norberto, scusi. Abbastanza come bene. Che dici? Senta consigliere, la sicurezza è il tema dominante di questa 40ª edizione. Approfitto per ricordare che domani, sempre di sicurezza parliamo, in occasione della giornata nazionale dedicata alla salute delle donne, si parlerà della sicurezza della salute delle donne, cioè della prevenzione. Le associazioni che sono a lei vicine avranno una parte di protagonista anche in un appuntamento che si terrà in mattinata all'azienda ospedaliera Moscati. Insomma, di sicurezza in sicurezza, potremmo dire. Esatto, esatto. E ringrazio per aver sottolineato questo appuntamento che comunque a cui ci teniamo moltissimo, perché è la seconda giornata mondiale per quanto riguarda la patologia della donna, quindi comunque significa tantissimo per noi, per tutta la nostra provincia, che comunque sottolinea questo tipo di impegno. Anche perché le donne comunque partecipano in parte attiva alla prevenzione, è uno dei momenti unici che si trova solamente in particolare nella nostra provincia, che penso in realtà come il sud, a trovare una provincia che ha questo tipo di atteggiamento non, sicuramente è un grande impegno, una cosa che comunque si dà una grande soddisfazione anche per la nostra provincia. Consigliere Iannace, lei ha detto alcune cose sulla fiera, però insomma spogliamoci una. Noi che abbiamo una certa età, che non è molto avanzata, ma non è neanche, diciamo così, imberbe. Giovanissimi. La fiera ha delle atmosfere che ci riportano, che riportano ognuno quando la si frequenta, atmosfere che ci riportano a tempi lontani. Lei le sente queste atmosfere? È un appassionato di fiere? Che acquista in genere quando va in fiera?
Guarda, io parlavo prima con il sindaco di Montemiretto, praticamente ricordavo quando mio padre con tutta ci fregava, perché diceva: ti compriamo una cosa e andiamo a comprare il monocoltivatore qui. Praticamente ci ha fatto lavorare tutta l'estate a casa usando questa macchina, che noi pensiamo che era la nostra libertà, non era certo una motocicletta, ma era una cosa, un mezzo per lavorare. Ed era una cosa particolare, perché diceva, questo ci fregava, diceva: vedi, vi compro una cosa per voi, questo ce la faceva pure lavorare. Pensa che un bel regalo. Fatto bellissimo. E questa fiera mi ricordava proprio quel regalo di mio padre. Sicuramente pensa che abbiamo ancora a casa questo motocoltivatore, con veramente c'è cioè, particolare tocca di, però comunque significava quel periodo, non era solamente vacanza, la nostra estate era ci facevano lavorare nei campi, e non ho vergogna a dirlo, perché in effetti e questa fiera mi ricorda proprio quel momento, che comunque si va a capire che la nostra infanzia ti ricorda le nostre origini, quindi quello che oggi si parla di green economy, rilancio dei nostri settori, però se non partiamo noi con il nostro, anche dal nostro ricordo, che la nostra radice rimane la terra, quindi questo è il messaggio più importante, anche perché la fiera sì, un momento particolare di gioia, di partecipazione, ma anche di far capire che la nostra origine è proprio, il nostro rilancio può venire solo da questi settori. Bene. E siamo questo, siamo... Bene, dimmi. bene. Grazie a Carlo Iannacci, consigliere regionale, buon lavoro e buona fiera. Grazie a voi e grazie per quello che state dando, i messaggi che state dando in giro. Bene. Grazie. Norberto, allora, prima più volte abbiamo parlato delle hostess, dalla regia chiedevano le hostess, siamo riusciti a raggiungere la responsabile delle hostess. Adesso le do anche l'auricolare, così ti sentirà in studio il collega Norberto Vitale. Nome e cognome innanzitutto. Ok, salve, buongiorno a tutti, io mi chiamo Luana Montano. Ecco, quante hostess sono presenti in questa fiera durante la 6 giorni? Allora, ufficiali ne siamo 4, quindi siccome ci sono 2 entrate, saremo divise 2 per 2. Le altre ragazze, non so, magari fanno parte di qualche stand, però quelle ufficiali appunto della fiera ne siamo noi 4. Norberto, ti ascolta, hai qualche domanda, qualche curiosità? Luana, noi talvolta, come dire, scherziamo, le ose, è un lavoro durissimo, questo lo si può dire. Sì, perché molti pensano, vabbè, ma magari voi non fate nulla, state lì in piedi, però comunque stare dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera lì in piedi, sui tacchi, comunque è abbastanza complicata, diciamo, la situazione, però comunque ne facciamo quello che a noi piace fare, quindi comunque ci divertiamo al di là di tutto, però è una bella esperienza che stiamo vivendo, ogni tanto comunque ci riposiamo i piedi, magari delle volte facciamo anche il cagno con delle scarpe basse, perché altrimenti sarebbe praticamente impossibile stare un'intera giornata tacchi poi per 6 giorni, quindi però ce la facciamo, ecco. Siamo abituate. Luana, lei che è la responsabile, può fare una sorta di vademecum ad uso e consumo dei visitatori della fiera, perché non appesantiscano più del dovuto il vostro lavoro? Ne capitano di tutti, ne capitiamo di tutti nelle fiere, no? Beh sì, in effetti sì, comunque se ne vedono di tutti i colori, devo dire la verità, però comunque noi cerchiamo di essere professionali il più possibile, perché comunque più di tanto noi non possiamo dare confidenza, cioè magari ci sta chi magari fa la battutina o altro, però noi comunque dobbiamo fare il nostro mestiere, quindi manteniamo una certa distanza, diciamo, però... Bene, possiamo dire allora che statisticamente nessuna hostess ha fatto l'incontro della sua vita in un evento, in una manifestazione, magari in una fiera, questo lo possiamo dire a questo punto? Sì, lo possiamo dire, assolutamente. Va bene, grazie Luana, sì, complimenti e buon lavoro. Grazie a lei, grazie. Norberto, e dunque abbiamo anche conosciuto la responsabile delle hostess. Per la gioia della regia. Adesso si sta avvicinando uno dei soci della vecchia Proloco, mi suggeriscono, un attimo, presidente, ecco. Proloco, Anno, No, io sono uno dei fondatori della fiera di Venticano. Ah, insieme al signor Ciriaco. Sì, eravamo in 5 persone i fondatori, Angelo Adonizio e De Cuius, purtroppo non c'è più, che non è stato mai menzionato, e io dico che è una cosa non piacevole.
Il primo statuto l'abbiamo stilato presso la casa di Angelo Adonizio e registrato. I fondatori erano Peppino Colarusso, il professor Peppino Colarusso, che sono io, Luigi Villani, padre dell'attuale presidente della Proloco, Achille Grelle ed Emilio Ciarcia. Noi siamo i fondatori, i primi anni abbiamo tenuto questa fiera nel paese di Venticano, dove giustamente abbiamo veramente organizzato tutto con immensi sacrifici. Io con la mia macchina giravamo per tutti i paesi per poter cercare di invitare e fare in modo che questo diventasse questa che è la grande realtà. Ecco, oggi che emozione sta provando? Ha compiuto 40 anni la fiera campionale di Venticano. Immagino un pochettino, è che ho 40 anni in meno io, ho 40 anni in meno io rispetto alla vita da vivere, perché giustamente aggiungere altri 40 anni sarebbe una gran bella cosa. Auguro che questo si protragga per altri 100 anni e per tutto l'avvenire, perché è un'istituzione fantastica. E molto spesso però bisogna anche, io riferisco a tutti, essere vicini a questi sacrifici, perché quando noi abbiamo istituito, che poi la prima volta che si è tenuta qua giù, lei pensa, io e un altro amico, quali appassionati di caccia, giravamo qui nella fiera con i fucili addosso di notte per paura che potessero venire a rubare, non avevamo niente, ma con tutti i rischi e il pericolo che potevamo correre. È stato qualcosa di straordinario ed è stato creato, come si può dire, il fiore all'occhiello del paese di Venticano, proiettato anche forse a livello più che nazionale, perché è conosciutissima la fiera di Venticano, e l'arrogarsi dell'essere io ho creato, io ho fatto, io ho girato, e forse crea immodestia. Bisogna essere modesti e dire la fiera è stata creata da persone che non hanno percepito un centesimo. Infatti, quando io ho visto che si potevano venire fuori in cassa interessi, ho detto io mi tiro da parte la mia collaborazione esterna, ma non voglio avere a che fare dove girano soldi, perché i soldi per me servono per vivere, non per fare altre speculazioni o intrallazzi. Buon intenditore, poche parole, anche perché le dico, queste sono associazioni non profit, e tutto ciò che producono le associazioni non profit non possono essere utilizzati i soldi per altre cose se non per fini a se stessi nei riferimenti dell'istituzione. E nel festeggiare 40 anni c'è proprio lì un altro volto della storia della fiera, vero? Sì, lui, lo annunciamo così, sì, lui si sta avvicinando anche. Veniva a guardare, era un piccoletto, ma non ha mai preso parte altre persone oltre 5 noi. Gli altri venivano e si arrogano di essere, sono subentrati dopo perché grazie a Dio gli è stata data la possibilità di entrare nella Proloco, perché la Proloco è stata costruita ben dopo la nostra realizzazione, la nostra... possiamo testimoniarle con documenti in mio possesso. Se vengono dette delle fesserie, giustamente cercherò in tutti i sensi di far valere, certo, i miei diritti, certo, ma in senso della realtà dei fatti. Grazie, certo, grazie a voi, grazie. Un caro saluto e auguri per tutto. Grazie mille. Siamo ancora in diretta. L'ultima, una piccolissima battuta, 40 anni della fiera campionaria di Venticano, un bilancio, una bellissima giornata per l'inaugurazione. Certo, è stato un traguardo importantissimo, soprattutto per la nostra comunità, diciamo, perché 40 anni non sono pochi, e quando la fiera è stata creata veramente abbiamo avuto delle grandissime difficoltà. Immagini che la prima edizione è stata fatta in mezzo alla strada, poi successivamente ci siamo, diciamo, impossessati di quest'area, prima fittandola e dopo, grazie all'intuizione dell'amministrazione comunale guidata da Michelangelo Ciarcia, abbiamo acquisito quest'area come comune, quindi facendo un mutuo, proprio per dare la possibilità a questa fiera di svilupparsi. E oggi, 40 anni, auguriamocene tanti altri ancora. No, io me li auguro, però diciamo che la fiera ha fatto grandissimi
progressi da allora. I tempi sono cambiati, quindi bisogna rinnovarla, avere delle idee nuove, ma soprattutto la speranza, diciamo, glielo dice chi ha fatto anche il Presidente per 10 anni, è che i politici effettivamente ci finanzino l'opera per fare, esatto, un quartiere fieristico insomma, nuovo, moderno. Grazie, grazie mille per la sua disponibilità. Norberto, mi stai sentendo? Dunque, abbiamo ascoltato molte persone per questo, in occasione proprio dell'inaugurazione della 40ª fiera campionaria di Venticano. Per il momento è tutto, alla linea, allo studio. Noi ci fermiamo anche noi per qualche minuto per riprendere e andare a concludere questa diretta cominciata alle 9.30 di stamattina sulla inaugurazione della 40ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano. Abbiamo ascoltato testimoni molto importanti, molto significativo. È stata l'intervista a Peppino Colarusso, che ha giustamente ricordato i pionieri di questa iniziativa nata sul finire del 1977. Ci vediamo tra poco comunque. Eccoci qui in diretta, 40ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano, e dalle 9.30 che abbiamo seguito le fasi preliminari fino al taglio del nastro, la conferenza stampa del sindaco, del presidente della Proloco, del presidente della provincia e della presidente del Consiglio regionale della Campania, ma anche del main sponsor di questa edizione, Elpit, la start-up guidata da un venticanese di origine che lavora a Milano. Il tema di questa edizione è la sicurezza. Dovremmo avere di nuovo in video, in diretta, Emiliana Bolino con il presidente della Proloco. Presidente, il più è fatto, insomma, da stamattina stiamo seguendo in diretta questa importante 40ª edizione della Campionaria di Venticano, da tutti conosciuto, soprattutto e non solo in provincia di Avellino, ma magari con questa diretta molti hanno imparato a conoscerla meglio. Il più è fatto, il nastro è stato tagliato, che cosa si aspetta, Presidente, in termini di affari, di visitatori e di soddisfazioni da questa edizione ormai diventata più che adulta? Beh, soprattutto spero che il tempo sia clemente, visto che sono due già dallo scorso anno che abbiamo delle temperature nordiche, diciamo. Diciamo, come ha detto lei, il taglio del nastro è stato fatto. Non è che ci stiamo rilassando, già stiamo pensando a come organizzare la 41ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano. Beh, mi aspetto tantissimi visitatori che gratificheranno il lavoro fatto dalla Proloco Venticanese e nonché dagli espositori che, come ho detto prima, credono in questo evento fieristico. Ecco Norberto, proprio dopo poco l'inaugurazione abbiamo parlato di questo monumento che si trova alle mie spalle, che ricorda, racchiude proprio la storia della fiera. Adesso proprio con la presenza del presidente della Proloco ce lo facciamo spiegare meglio da lui, perché io in sintesi ho dato il significato di questa opera, però è giusto soffermarci. Sì, appunto, è nata nel 1978, come si può vedere da quella scultura c'è una bambina che appunto che disegna la Proloco, inizia a bozzare un po' come deve essere quella fiera campionaria, mano a mano cresce fino ad arrivare a 30 anni e nonché all'ultima sagoma, diciamo l'ultima figura che rappresenta una donna in carriera in una borsa, rappresenta appunto i 40 anni di successo. Ecco Presidente, abbiamo parlato di tanti espositori, oltre 300 espositori provenienti dalla nostra Erpinia, ma non solo. Ecco, perché gli espositori accettano di essere parte integrante della Fiera del Campionaria?
perché, come ho detto prima, credono nella Proloco Indianese, credono nell'organizzazione di questo evento fieristico e credono appunto di mostrare i propri prodotti in questo quartiere fieristico. Quindi è una vetrina, diciamo, d'eccellenza, dove tutti possono venirla a visitare e appunto a trovare l'oggetto dei propri desideri. Ecco, di anno in anno la fiera cresce anche dal punto di vista culturale, ci sono molti incontri, confronti dove si parlano di tematiche importanti. In questi 6 giorni ci saranno più convegni, più incontri, proprio per puntare anche l'attenzione su questo. Sì, appunto, la fiera non è solo svago, solo divertimento, oppure solo venire a visitare il classico padiglione, oppure l'oggetto che interessa. Abbiamo allestito in questi 6 giorni vari convegni, soprattutto il primo sulla sicurezza, e poi c'è anche il momento, come ho detto prima, di svago con il noto comico Biagio Izzo, che l'appuntamento è fissato per lunedì alle 18.30. Norberto, hai altre domande per il Presidente? Insomma, quanto una sintesi, che cosa si aspetta? Insomma, anche in questa campionaria sarà significativo il giro di affari che si svilupperà, senza contare delle relazioni che un appuntamento così importante aiuta a far crescere. Da questo punto di vista, per esempio, per stare allo scambio di affari, per stare al fatturato, diciamo, della fiera, che cosa si aspetta il Presidente? Beh, ma già portare all'interno del quartiere fieristico più di 300 espositori per noi è un grandissimo successo. Non miriamo soprattutto al fatturato, perché il fatturato della fiera campionaria noi lo andiamo a investire nell'estate vendicanese e nella sagra del prosciutto, del vino e dell'agnello, che si tiene nella prima decade di settembre. Ecco, siamo invitati, ci autoinvitiamo, senz'altro, perciò nel nostro obiettivo, sì, ovviamente ci sono delle spese che sosteniamo, però ripeto, tutto il ricavato della fiera campionaria lo investiamo nell'estate vendicanese, dove andiamo a fare dai 15 ai 20 eventi, quindi per far trascorrere all'interno dell'Unione Vendicanese un'estate d'eccellenza come la fiera. Grazie. Grazie Presidente, poi tanto lo riascolteremo in questi giorni. Nel frattempo, Norberto, ti restituisco un attimo. Ah, eccolo qui, già mi ha raggiunto. Terre di Irpinia, di qua, Vittorio Ciarcia. Un attimo che gli do anche l'auricolare, così potrai sentire le domande che ti rivolgerà Norberto Vitale dallo studio. Vittorio Ciarcia, un evento importantissimo, Terre di Irpinia è presente. Sì, certo, con la nostra associazione nata da poco abbiamo organizzato insieme alla Proloco di Venticano questo salone dedicato alle eccellenze agroalimentari irpine. Ci sono 30 delle nostre aziende associate che sono qui presenti con lo spazio espositivo. In più, oltre al momento puro di esposizione e di vendita dei prodotti, abbiamo organizzato un'area didattica di 110 metri quadrati, nella quale già questa mattina abbiamo organizzato un laboratorio coinvolgendo le scuole elementari di Venticano, spiegando qual è il giusto valore di una merenda tradizionale. Abbiamo fatto fare quindi una degustazione di pane e olio biologico con pane e marmellate sempre biologiche, e durante tutto il corso della manifestazione comunque andremo a svolgere altre attività di workshop e di laboratori del gusto. Grazie Vittorio Ciarcia, alla prossima. Norberto, se mi dai proprio 2 secondi mi trasferisco proprio all'ingresso del salone che è stato dedicato alla sposa, al mondo quindi del matrimonio, per parlare dunque con il responsabile di queste splendide auto d'epoca e non solo. Ti do dunque la linea un attimo, ecco. Il tempo così che benissimo, io mi sposto. Intanto, va bene? Complimenti alla iniziativa di Terre di Irpinia per questa lotta serrata alle merendine che fanno ingrassare, che rendono i nostri bambini obesi, prematuramente obesi e gravemente obesi. Insomma, pane e olio, pane e marmellata, sicuramente
una dieta alimentare, uno stile alimentare fondato peraltro su prodotti enogastronomici di eccellenza come quelli che può contare la provincia di Avellino, è sicuramente un'arma efficace per combattere, diciamo così, le montature purtroppo fisiologiche necessarie del consumismo per stare alle merendine. Adesso Emiliana si spostava in uno dei due saloni allestiti in questa 40ª edizione della campionaria di Venticano. Uno è dedicato al salone, all'arredamento, al salone del mobile, un altro salone dedicato appunto ai vestiti da sposa, un segnale che può aiutare l'incremento demografico in un paese, in un mezzogiorno, dove si nasce sempre meno e si va via, come ricordava peraltro in una conferenza stampa anche la Presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, da cui si va via sempre più numerosi. Dovremmo adesso risentirci con Emiliana. È stato ricordato appunto lo spettacolo di lunedì con Biagio Izzo, molto denso il calendario degli appuntamenti, dei seminari, dei convegni, anche in questa edizione. Ricordiamo che lunedì, lo ricordiamo per l'ennesima volta, proprio in tema di produzioni agroalimentari, la sicurezza alimentare è al centro di una tavola rotonda con i produttori. Dovremmo adesso sentire di nuovo, eccola qui, Emiliana Bolino. Sì, ci sono Norberto, ci siamo spostati di pochi metri, quadretto, non so se riuscite a vedere le nostre spalle, quadretto, ci sono molto bellissime invernale, auto. Direi, intanto. Sì, fa freddissimo Norberto, fa molto ma molto freddo, il sole ormai ci ha abbandonato. Al mio fianco c'è Carmine della MC Eventi, responsabile di questa struttura con tante auto d'epoca e non solo, proprio per il mondo della sposa. Sì, salve, buongiorno. Niente, noi noleggiamo auto per cerimonie, abbiamo diversa scelta, sia auto d'epoca. Come auto d'epoca intendiamo un po' auto più particolari, auto da film, ecco, Rolls Royce, Brandley, macchine più particolari. E poi abbiamo il top delle macchine moderne, tutte le ammiragli del settore, come la nuova Maserati, il nuovo Panamera, noleggiamo i Ferrari, noleggiamo di tutto, ecco. Ci sono ancora questo tipo di richieste, le spose chiedono ancora un'auto particolare per il giorno più bello della vita di una donna? Sì, sicuramente, perché poi è quella che rimane nell'album delle foto, una bella foto con una bella macchina, e si crea l'atmosfera giusta, anche dipende dalla location dove si arriva, così abbiamo il tipo di auto per far sì che sia un unico collegamento con la location, lo stile del matrimonio, ne abbiamo diverse scelte. Ecco. Norberto, sì. Hai qualche curiosità dallo studio, sì, da rivolgere a Carmine? Qual è la richiesta più bizzarra, più particolare, più strana che avete ricevuto da una qualche coppia o da una qualche sposa in particolare? No, un po' di tutto, ecco, dalla carrozza con i cavalli abbiamo fatto, l'elicottero da ristorante, ecco. Di tutto. Le cose più innovative le stiamo facendo quest'anno, dobbiamo fare diversi matrimoni di coppie gay, pertanto ecco, per noi magari, è una novità. Magari ecco. arriverà qualcuno che vi richiederà una zucca trainata da cavalli, hai visto mai? Come può accadere, accade di tutto. Bene, grazie, tutto, buon lavoro tutto. E buona fiera. Grazie a Carmine. Norberto, ho un altro ospite, il responsabile marketing e comunicazione del centro fieristico. Ti cedo l'auricolare così potrai sentire anche le domande dallo studio del collega Norberto Vitale. Ecco, facciamo un bilancio. L'inaugurazione ormai è andata. Come sta procedendo la giornata? Certo, la giornata procede molto bene, soltanto l'unica avversità, diciamo, è la condizione atmosferica. Speriamo che nei prossimi giorni migliori, così ci dà un po' di tregua.
Ecco, durante le dirette stiamo più volte ricordando il ricco programma della 6 giorni della 40esima fiera campionaria di Venticano, un programma davvero importante e interessante per tutte le fasce. Certo, la fiera non è soltanto un momento istituzionale, prevede anche dei momenti di relax, di divertimento e di scambi tra i vari personaggi che saranno presenti. Quindi vi voglio ricordare che tra i vari convegni che organizziamo ci sta il 25, un convegno sulla legalità dove sarà presente Luca Abete, e poi il giorno 24 organizziamo la festa dei 40 anni per la fiera. Come ospite ci sarà Bia Giuizzo. Poi altri convegni, abbiamo un convegno sull'agroalimentare e il convegno l'ultimo giorno, il 26, i convegni si chiudono con gli agronomi. Ecco Norberto, hai qualche domanda? In bocca al lupo e buon lavoro per questa edizione molto importante della campionaria di Venticano, in attesa, lo abbiamo sentito nel corso della mattinata, di interventi che strutturino definitivamente l'area fieristica e la rendono ancora più praticabile, più agevole, più comoda, più attraente di quanto già non sia. Va bene Emiliana? Sì. Certo, certo, questo è il nostro auspicio, che in futuro possiamo organizzare questa manifestazione in un luogo più idoneo. Quindi ti saluto e ti invito a visitare Verrò anche sicuramente. La fiera di Venticano. Non sono un grande soggetto economico, okay. Devo confessare che quando mi capita di andare in fiera acquisto le cose più strane e spesso le più inutili. Devo però ricordare, scusate la pubblicità involontaria, un paio di tergi cristalli, so 3 anni non si sono distrutti, è una cosa, Benissimo. Ottimo, ok, allora buon acquisto allora. Buon lavoro. Ringraziamo il responsabile marketing e comunicazione Norberto, riprendo l'auricolare. Dunque adesso le persone stanno girando tra gli stand della fiera, c'è davvero tanta affluenza nonostante il tempo non sia dei migliori, e a fianco allo stand dei carabinieri c'è anche quello della Guardia di Finanza. Prego Andrea, se gentilmente in un movimento repentino può inquadrare anche lo stand della Guardia di Finanza, che ovviamente attraverso i suoi uomini illustrerà alla gente le attività della Guardia di Finanza, il ruolo importante che ha la Guardia di Finanza come tutte le altre forze dell'ordine. Ringraziamo dunque la Guardia di Finanza e Norberto. Beh, ricordiamo, se, intanto a proposito della Guardia di Finanza l'incontro nella sala conferenze della mostra, della fiera, sì. L'incontro sul truffe e ricettazioni. Sì, esatto, ci sarà proprio il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Ottaiano, il presidente della campagna della Federconsumatori Stornaiuolo, il penalista molto noto Sergio Pisani e anche, come veniva appena ricordato, Luca Abete, l'inviato di Striscia, la notizia. Esatto. Norberto, vi lascio un po' al live così vedete anche negli stand come la gente si sta muovendo e per poi organizzarci sul da farsi. Va bene? Fatti una passeggiatina su una decappottabile, su di quelle torpedo. Quale mi consigli? Una coperta, direi, la Maserati, la prima a destra, insomma. Va bene, allora vado subito, provo a farmi fare questo giro. Metti il navigatore in modo che puoi ritornare tra i contemporanei. Bene, queste bellissime decappottabili su modelli anni 30, sono abbastanza belle, ci fosse il sole magari sarebbero ancora più belle. Va bene, mentre vediamo, credo che ci avviamo verso le battute conclusive di questa anche abbastanza lunga diretta che abbiamo cominciato alle 9.30 per seguire la giornata inaugurale di questa 40esima edizione della fiera campionaria di Venticano. Lo vogliamo ancora una volta ribadire facendo un po' la sintesi dei numeri che accompagnano anche questa
edizione, numeri che non sono affatto aridi, sono invece significativi e danno anche l'idea di una iniziativa che dal 1978, quando cominciò per iniziativa di un gruppo di giovani che poi avrebbero dato vita alla locale Proloco, aveva appena 27 espositori. Bene, 40 anni dopo sono oltre 300, disseminati in un'area di 30.000 metri quadrati, un'area che aspetta interventi di ristrutturazione e di strutturazione definitiva. Il sindaco ci diceva e ci ricordava di questo, di quanto puntino a Ventigano su questo progetto di 3 milioni e mezzo per rendere definitivamente organica questa area che una volta era l'area del foro boario. 30.000 metri quadrati, oltre 300 espositori, significativo scambio commerciale tra tutte le regioni, soprattutto del Mezzogiorno, ma anche non del Mezzogiorno, possibilità di incontri, possibilità di incrociare relazioni commerciali e non solo commerciali, insomma una campionaria che resiste da 40 anni, che fa progressi da 40 anni e che costituisce oggettivamente un esempio da seguire per le comunità non soltanto della provincia di Avellino. Quando le comunità, come dire, sono impegnati su fronti così interessanti in una provincia che, lo ricordava la Presidente D'Amelio, può contare su tante eccellenze enogastronomiche, per esempio, può contare su un ambiente, su un panorama, su un paesaggio assolutamente di primo ordine, però è la stessa provincia nella quale la desertificazione sociale, l'emigrazione, la fuga soprattutto dei giovani verso altre direzioni si è fatta e continua a farsi sentire. Beh, queste iniziative portano un contributo decisamente costruttivo, decisamente positivo, non tanto evidentemente per invertire in un sol colpo la tendenza, ma intanto per indicare un percorso, per indicare una direzione, per indicare una possibilità di resistere e di crescere ancora, e di crescere ancora meglio. Nell'ambito di questa edizione ricordiamo i vari appuntamenti, a cominciare da domenica la sfilata di moda, i seminari che si svolgeranno prevalentemente in mattinata, lunedì quello sulle produzioni agroalimentari e la sicurezza alimentare, sempre lunedì sera lo spettacolo con Biagio Izzo, martedì invece alle 10.30, lo abbiamo appena ricordato, la sicurezza e difesa del territorio, si parlerà di truffe e ricettazione, e si concluderanno queste iniziative seminariali con una tavola rotonda mercoledì prossimo con gli esperti del settore che parleranno di turismo rurale. Ecco, io chiedo a questo punto lumi alla regia, non so se siamo ancora collegati con Emiliana Bolino, in ogni caso la salutiamo tutti i nostri ospiti, quanti sono stati cortesemente avvicinati dai microfoni di Telenostra questa mattina. Possiamo concludere qui questa diretta. L'appuntamento con l'informazione naturalmente di Telenostra è alle 14 con il telegiornale. Da quello che mi dice la redazione non è successo granché oggi ad Avellino e provincia, e non solo, e questa potrebbe essere una buona notizia. Lo è un po' meno per i giornalisti che devono invece dare notizie e quando non ci sono scovarle. Bene, buona giornata a tutti voi, buon proseguimento di giornata a tutti voi, ci vediamo con l'informazione alle ore 14, il telegiornale di Telenostra. Noi ci vediamo invece stasera alle 22.30 con Tempo Reale, parleremo di vaccini, insomma una cosa un po' complicata, un po' oscura, molto dibattuta, tantissime e ferocissime polemiche. A stasera con Tempo Reale alle 22.30, alle 14 invece il telegiornale di Telenostra. Arrivederci.